Che succede per entrare nell'università? Che succede per entrare in ruolo a tempo indeterminato? Bene, prima, se tutto andava bene, vediamo qual era la prassi. Ci si laureava a 24 anni, il dottorato da 24 a 27 anni e poi un concorso con assunzione a tempo indeterminato, se avevi dimostrato di poterlo vincere, a circa 28 anni. Questo sempre se tutto andava bene, perché poi ci sono molti freni, ne riparliamo. Che succederà dopo invece con la legge che si sta prestando a varare la maggioranza? Dopo, sempre se tutto va bene, non in una condizione negativa, di nuovo laurea a 24 anni, dottorato tra 24 e 27 anni e poi un contratto da ricercatore precario, avete capito bene, un contratto da ricercatore precario dai 27 ai 30 anni e dopo un altro bel contratto da ricercatore precario da 30 a 33 anni. A questo punto, se una persona ha dimostrato il merito, può entrare all'università? No, soltanto se ci sono i soldi, soltanto se ci sono le risorse, altrimenti arrivederci e grazie, e forse nemmeno il arrivederci e nemmeno il grazie. Questa è una finta tenure track. Tenure track è una parola anglosassone, adesso non entriamo nel dettaglio, lo faremo in un'altra puntata, però di solito in questa legge tutte le fregature hanno il nome all'inglese. Dove trovate qualcosa in inglese, state certi che c'è una fregatura. Tenure track, governance, ne riparleremo. Allora, in tutti e due i casi che abbiamo appena visto possono però subentrare delle forme di lavoro temporaneo, come i contratti, gli assegni, delle forme di lavoro che fanno risparmiare le università, che già oggi esistono. Infatti avrete sentito che l'età media di ingresso per un ricercatore all'università è molto alta, 34, 35, 32. Già oggi questa è l'età media vera. Il problema è che tutte queste forme di lavoro così temporaneo sussistono anche dentro la riforma che le contempla nell'articolo 22 e 23, quindi la migliore delle ipotesi di cui parlavamo può slittare ancora oltre i 40 anni. Questo è totalmente inaccettabile. Nel nuovo regime quindi c'è incertezza assoluta per causa dei fondi e c'è un lunghissimo precariato. Tutte queste cose ci fanno dire che molto probabilmente nessuno vorrà restare in Italia, perché ricordiamo che insomma delle persone di grandissimo spicco e dei ricercatori di grande spicco nel passato in Italia a 37 anni avevano addirittura avuto un Nobel, Fermi e quant'altri, ma se oggi bisognerà fare la fila fuori dalla porta fino a 30 anni o fino a 40 anni, tutte le persone di qualità andranno all'estero e non rimarrà più nessuno veramente di qualità nel nostro paese. In più questa legge prevede addirittura la possibilità che si facciano dei dottorati di ricerca, una cosa un po' tecnica ma va detta perché sono il primo passo per diventare docenti universitari nella riforma, dei dottorati di ricerca che durano 3 anni totalmente a carico degli studenti. Fino ad oggi lo Stato pagava almeno 1 su 2 di questi studenti, concedeva una borsa di 800.000 euro. Nel futuro sarà possibile non concedere borse assolutamente, ma addirittura far pagare queste persone. Ancora una volta una università per pochi, ancora una volta un filtro. Ma allora ci chiediamo e andiamo verso le conclusioni, ma questa è davvero una riforma per i giovani? Da una riforma che per la prima volta spalanca porte e finestre dell'università ai giovani ricercatori, ai giovani studiosi. È vero, Ministro, spalanca le porte e le finestre, ma probabilmente per buttarsi di sotto, per fuggire verso l'estero. Perché quello che abbiamo detto sta nella sua legge, soltanto che tutte le trasmissioni televisive non riescono mai ad elencare tutti questi elementi, non accennano quasi mai. Entriamo rapidissimamente sui contenuti, e sono qui riassunti e magari nell'inquadratura ci si potrà soffermare un po'. Io li elenco molto rapidamente perché intanto abbiamo raccontato cosa c'è dietro le questioni del diritto allo studio e dietro le questioni dell'accesso all'università per i giovani. Ma vediamo un po' quali sono i problemi. Per il diritto allo studio noi chiediamo l'incremento e il pieno finanziamento delle borse che sono erogate, lo abbiamo già detto, non vogliamo l'indebitamento degli studenti per i motivi che dicevamo, con una crisi non ce lo possiamo permettere a tutti. L'impegno dello Stato deve essere forte per le residenze universitarie e bisogna porre fine all'indecente piaga degli affitti in nero, dove gli studenti debbono pagare circa 500 euro se non più per semplicemente per dormire in una stanza o un letto. Pensate quanto può costare già oggi un'università in Italia. Ci devono essere strutture tecnologiche di alto livello, bisogna dare delle dotazioni agli studenti, altrimenti come faranno a prepararsi, a studiare, ad essere in competizione con gli studenti del centro Europa?
e poi bisogna che tutti questi provvedimenti siano progettati con le organizzazioni studentesche. Noi ricercatori vogliamo manifestare attenzione verso questi provvedimenti, ma sono proprio le organizzazioni studentesche che devono essere coinvolte. Come si può fare questo? Noi proponiamo che gli studenti siano considerati come operatori di cultura in Italia, anziché operatori di pace all'estero, una forma che viene utilizzata. Allora, usiamo una parte del budget, di solito destinato alle operazioni militari, e cominciamo a finanziare i nostri stessi studenti, perché sono veramente la risorsa per il nostro futuro. Finanziamo il sistema universitario tutto, al di là di quello che era la previsione iniziale, di quello che sto adesso per dire, con 1,7 miliardi di euro aggiuntivi. Non solo della rete 29 aprile, questa non è un'idea della rete 29 aprile, è un'idea della relatrice di maggioranza che si chiama Frassinetti. Poche settimane fa ha detto in Parlamento che ci sarebbero stati soldi per un finanziamento straordinario di 1,7 miliardi di euro. Benissimo, usiamolo, impieghiamolo nell'università. Peccato che la maggioranza stessa l'ha ritirato, dopo aver fatto l'annuncio televisivo di nascosto, l'ha ritirato. Che fine avranno fatto questi soldi? Non lo sappiamo. E infine, per il precariato e l'accesso in ruolo, noi chiediamo di risolvere il problema degli attuali precari della ricerca, perché è un problema enorme, fondamentale, e dobbiamo considerare che queste persone sono necessarie per il funzionamento dell'università. Occorre un piano di arruolamento straordinario che tenga conto delle competenze e delle loro esperienze. Anche questo va studiato con le organizzazioni del precariato, per esempio con CPU, che è una importante organizzazione del precariato. Noi ricercatori stabilizzati, diciamo strutturati, comunque pensiamo che siano problemi fondamentali e desideriamo segnalarli. E poi bisogna stabilire una volta per tutte la numerosità necessaria dei docenti, e questo in base ai livelli dei paesi più sviluppati. Non possiamo decidere quanti docenti universitari avere semplicemente in base a quanti soldi ci sono quel giorno su quel capitolo, perché bisogna trovare i soldi per finanziare ciò che è utile per lo sviluppo del paese, e cioè l'università. Bisogna studiare un percorso di accesso al ruolo con un vincolo immediato, cioè le risorse devono esserci da subito. Appena si prende una persona per iniziare il percorso, si debbono accantonare le risorse, in modo tale che se quella persona dimostra di essere competente e preparata, quella deve entrare in ruolo, mentre questa legge invece dice che deve incrociare le dita e sperare di essere fortunato. E poi occorre un unico contratto per ruolo, non 50 o 60 contratti diversi, perché è quello che fa ritardare moltissimo l'accesso all'università. Servono poi tutte le garanzie che hanno i lavoratori a tempo indeterminato, perché un lavoratore a tempo determinato o precario non può, come tutti gli altri, andare in ferie oppure avere la malattia. Tutto quello che serve, tutto quello che è la tutela del lavoro, deve esserci anche per questi lavoratori a tempo determinato, se si stabilisce che deve esistere un percorso come quello della tenure track, ma deve essere vero e finanziato. Come facciamo? E qui arriviamo veramente alla fine. Bisogna consentire alle università dello Stato, alle università statali, di reimpiegare tutte quante le risorse che derivano dai pensionamenti. Forse non sapete che oggi, quando un docente va in pensione, lo Stato fa la cresta, come una volta succedeva sulla spesa, cioè si tiene una parte delle risorse che si sono liberate. Questo non deve essere più possibile. Bisogna lanciare investimenti come fanno i nostri competitori, la Germania, la Francia, altri paesi, che vanno proprio in questa direzione, perché ogni euro speso nella cultura e nello sviluppo e nella ricerca sono 3, 4, 5, 10 euro che tornano al sistema paese, altrimenti i nostri competitori diventeranno veramente la Cina o l'India. Adesso noi dobbiamo restare ancorati all'Europa. E poi bisogna riportare il finanziamento dell'università almeno ai livelli del 2008, mentre da quel momento in poi il finanziamento dell'università è costantemente calato. Questo non è possibile. Occorre una pianificazione, perché ancora oggi dovete sapere che non si conosce l'entità del finanziamento per il 2010 per l'università. Infine bisogna tener conto in tutto questo sistema degli adeguamenti, e sembra ovvio ma non lo è, del costo della vita e degli adeguamenti di legge, perché fino ad oggi il fondo di finanziamento ordinario non prevedeva questi passaggi. Insomma, ci vedremo di nuovo sul tetto a presto per una nuova parola chiave, e l'appuntamento è ancora qui. Se volete venirci a trovare, lo dico per tutti i giornalisti e coloro che volessero avessero un po' di curiosità, ebbene veniteci a trovare qui e gireremo insieme la prossima parola chiave. Grazie, un saluto.